Finalmente questa sera presentiamo la nuova guida all'Osteria d'Italia edizione 2014 alla Prosciutteria Martin nel cuore della città di Pordenone e siamo insieme proprio a Sergio Martin e quest'anno per la prima volta la prosciutteria entra a pieno titolo nella guida che è un libro atteso da tutti gli appassionati del settore enogastronomico. Quali sono le soddisfazioni in questo momento? Grande soddisfazione perché come stiamo lavorando ci crediamo nei nostri prodotti, ci crediamo nell'idea di come viene fatta la guida sulle osterie, perciò di gustare, di venire a chiacchierare davanti a un calice di vino, davanti a un buon piatto di prodotti tipici soprattutto del nostro territorio. Il Friuli Venezia Giulia è una terra che ha dei prodotti meravigliosi, ma spesso non sono così noti come si vorrebbe. Ecco perché la guida adesso sta svolgendo un ruolo molto importante, ma anche voi avete un ruolo che porta avanti la conoscenza di queste eccellenze. Ne conosciamo sempre di più. Vedi, nella guida dell'olio extravergine, nel 2013 è stata messa dentro anche un olio che è classificato anche e certificato come bio della zona di Fiaschetti. Quali sono i piatti che vengono qui a cercare prevalentemente della terra friulana? Allora, in primis il prosciutto di San Daniele, come ci presentiamo, come locale affiliato con il prosciuttificio Dordalava di San Daniele, in primis. E tutte le ricette tipiche, vedi il frico, vedi il musetto, vedi tutti questi piatti tipici proprio friulani. Non solo si mangia bene, ma si beve anche bene. Sì. La carta dei vini è ricca, abbiamo tante etichette sia della destra del tagliamento, ma anche di là del lago che noi disegniamo. E tutte etichette molto importanti.